Cari amici di Teleradio San Pietro, buona giornata, santa giornata. Siamo venuti a questa nuova puntata della rubrica Natura e Rivelazione Cristiana. Armonia fra le due, in entrambi perseguitata. In questi giorni stiamo parlando della differenziazione intra pen e insulare europlanetaria, oppure delle libertà costituzionali innegoziabili, innegoziabili, intra pen e insulari europlanetaria. Cioè il planisfero, tutto il planisfero è sceso a testimoniare che laddove vi è una penisola, vi è un'isola, vi è un arcipelago, vi è differenziazione politica, vi sono più nazioni, attenzione, non più stati, più nazioni, che c'è una bella differenza. Quindi gli stati devono adeguarsi alle nazioni e allora avviene una differenziazione di nazioni. Vi faccio l'esempio della penisola arabica. La penisola arabica, questa piccola penisola che è il Qatar, al di sopra di questa piccola penisola vi è l'arcipelago consistente in ben 33 isole che si chiama il Regno del Bahrain o Bahrain. Vi ho fatto questo esempio. Il Regno del Bahrain o Bahrain al di sopra del Qatar. Già il Qatar è una nazione. Lo stato del Brunei, qui nel Borneo, lo stato di Singapore. Quest'isola sotto la penisola della Malesia. Potremmo continuare con questo discorso, ma non voglio più annoiarvi perché sono già 2 volte che ne abbiamo parlato. E allora oggi voglio parlarvi dell'Unione di Kalmar. L'Unione di Kalmar è un trattato internazionale firmato il 17 giugno 1497, 1397, quindi pieno medioevo, dalla regina Margherita di Danimarca. Prima cosa da notare, Unione di Kalmar, non dice Unione di Copenaghen, Unione di Oslo, Unione di Stoccolma, Unione di Kalmar per non confondere, perché ne vanno coinvolti 3 stati, ne vanno coinvolte 3 nazioni, pen e insulari, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia, il Regno di Danimarca, che oggi, 2013, sono gli stessi regni di allora, ecco perché ve ne parlo. Quindi non unione con il complemento di specificazione relativo a una delle 3 capitali, la regina Margherita di Danimarca, poteva farla chiamare Unione di Copenaghen. No, perché c'è il pericolo che ogni nazione intrapenne insulare vuole sopraffare l'altra. E vediamo cosa dicono questi articoli. La principessa Margherita, regina di Danimarca e insieme di Svezia, raccolse gli stati, ovvero i parlamenti dei suoi regni, a Kalmar, in Svezia, e vi fece approvare l'unione perpetua delle 3 corone del nord. Si fece intorno a ciò una legge fondamentale, Rohrbacher, che scrive nel 1845, un italiano arcaico, anche bello a sentirsi. Si fece intorno a ciò una legge fondamentale, che fu chiamata l'Unione di Kalmar, la quale legge consisteva in 3 principali articoli. Il primo, che
che questi tre regni, naturalmente elettivi, quando si accusa il Medioevo era meraviglioso, vi era il papato e l'impero, i re del nord erano elettivi, come gli imperatori erano elettivi. Quindi se studiamo il Medioevo, la vera libertà c'era allora, lo dicono gli stessi storici protestanti come Sigmund D., Robertson, Cabet e così via. Naturalmente elettivi non avrebbero poscia, ovvero d'ora innanzi, che il medesimo re questi tre regni, Svezia, Norvegia e Danimarca, il quale sarebbe tuttavia eletto, questo re, alternativamente nei tre regni, senza che la dignità reale potesse essere destinata ad alcuno di preferenza agli altri, a meno che il principe non avesse figliuoli o parenti che i tre stati radunati, cioè i tre parlamenti radunati, giudicassero degni di succedergli. Quindi dovevano deliberare sempre Copenaghen, Oslo e Stoccolma. Se veniva meno una di questa capitale, era tutto nullo. Abbiamo appena parlato del primo articolo, parliamo del secondo. Il secondo articolo consisteva nell'obbligo che il sovrano aveva di fermar la sua dimora ora in un regno ed ora nell'altro e di consumare in ciascuno l'entrata di ogni corona senza poterne trasportare altrove i danari né impiegarli se non per l'utilità particolare, quindi nazionale, dello stato d'onde erano tratti. Quindi il sovrano non aveva il potere di trasferire la ricchezza economica di una nazione nell'altra. Pensate, il sovrano era sovrano di tutti e tre gli stati, di tutte e tre le nazioni, però doveva rispettare ogni nazione. Innanzitutto l'economia, non poteva portare i capitali di una nazione nell'altra. Il terzo e più importante articolo era che ogni regno conserverebbe il suo senato, le sue leggi, i suoi costumi e i suoi privilegi, e che governatori, magistrati, i generali, i vescovi ed anche l'esercito e le guarnigioni sarebbero pigliati da ogni paese, cioè ogni nazione doveva avere la sua ufficialità, sia politica, sia amministrativa, quindi, sia economica, le banche, sia militare, le forze armate, senza che potesse essere mai permesso al re di servirsi di stranieri, né di sudditi degli altri suoi regni, i quali sarebbero reputati stranieri nel governo dello Stato ove non fossero nati. Quindi per evitare che una nazione facesse la furba, che uno Stato di una nazione facesse il furbo ai danni dell'altra nazione, tutto doveva essere delle tre nazioni. L'ufficialità doveva essere specifica delle tre nazioni. Nessun soldato poteva essere chiamato nell'altro regno perché era considerato straniero, ma non straniero perché nemico, Unione di Kalmar, straniero per distinzione. Dice: non è tua competenza venire a difendere questa nazione perché ce la difendiamo noi. Andiamo ora al cosiddetto Risorgimento. Isacco Artom, dopo che i piemontesi hanno colonizzato il regno delle due Sicilie contro il diritto storico, contro il diritto internazionale, contro il diritto delle genti, contro le libertà differenziate intrapenne insulari aeroplanetarie, perché il Piemonte è Europa continentale, non c'entra nulla con Napoli e Sicilia che sono Europa pen e insulare. Quindi dopo che il Piemonte ha violato l'istmo che nessuno Stato al mondo viola, se non l'Unione Sovietica l'ha violato per la Bielorussia, per l'Ucraina, gli Stati Baltici, ma non si è dato mai al mondo, la stessa Corea, vedete l'estensione enorme della Russia, della Cina, la stessa Corea si distingue da tutta la Cina perché è istmica. Quindi il Piemonte è nel regno di Napoli illegalmente, contro il diritto internazionale, contro questa differenziazione che andiamo spiegando. Vedete Isacco Artom
Isacco Artom, segretario di Cavour, cosa dice a Giuseppe Massari, un altro traditore che ha venduto, che ha tradito appunto la differenziazione intrapenne e insulare in Appenninia, svendendo la sua patria, il regno di Napoli, insieme agli altri traditori, al regno continentale del Piemonte, al regno straniero appunto. Se qui a Torino vi fosse nulla a fare, se non si dovesse organizzare potentemente l'Italia superiore, cioè quella che i padani, che la Lega ha inventato, la chiama la Padania, una nazione inventata. Come è inventata l'Unità d'Italia? Sono due nazioni inventate, tutte e due, sempre per distruggere Napoli e Sicilia. Se non si dovesse organizzare potentemente l'Italia superiore, appunto perché ella tragga rimorchio il resto della penisola, vi rendete conto che genocidio? Ponete il risorgimento dinanzi all'Unione di Kalmar, ponete il risorgimento dell'era contemporanea, dell'era che i liberaloni ci dicono l'era della libertà, della democrazia, l'era dell'emancipazione dall'oscurantismo religioso. Altro che siamo nell'oscurantismo cesarista dei più peggiori, il peggiore, perché? Il peggiore è un comparativo, diciamo un superlativo, dei pessimi. Ecco, allora, se si dovesse organizzare potentemente l'Italia superiore, pensate a Milano, a Torino, pensate a queste città, a Genova, appunto perché la tragga rimorchio, quindi il sud viene desertificato, il regno di Napoli. Napoli, capitale culturale del mondo. Abbiamo parlato, fatto l'esempio della musica, dell'economia, dell'arte. Il resto della penisola, io sarei il primo ad esortare il conte a prendersi egli stesso l'erculea impresa tentata da Alfarini. Allora, prima cosa. Isacco Artom, segretario di Cavour, dice di distruggere il resto della penisola. È bugiardo. Perché il regno di Napoli non è il resto del Piemonte, il Piemonte è continentale, è sopra l'istmo, non c'entra col regno di Napoli, come le altre nazioni non c'entrano con le nazioni balcaniche, non c'entrano con le nazioni scandinave, non c'entrano con le nazioni della Transmanica, non c'entrano con le nazioni della penisola iberica e di tutte le penisole e il planisfero che è sceso a condannare irreversibilmente, incontrovertibilmente, il risorgimento, il planisfero, cioè il mondo intero. Quindi, Isacco Artom chiama per nome il genocidio che l'Inghilterra, lo Stato protestante britannico, gli orangisti, gli Hohenzollern di Berlino, tutti i massoni del mondo hanno deciso di inoltrare senza scrupoli nel regno di Napoli, il genocidio, la massoneria internazionale. Questo Isacco Artom chiama per nome questo genocidio, erculea impresa. Quindi il regno di Napoli era potente, non era quel deserto che ci fanno credere da piccoli, questione meridionale, Napoli e Sicilia sempre in uno stato retrivo, incurabile, inguaribile, irreparabile. E allora perché Isacco Artom parla di erculea impresa, invoca Ercole per distruggere il regno di Napoli? Si vede che il regno di Napoli era potentissimo, a partire dalla marina, da quella marina che a Lepanto con Marcantonio Colonna, insieme a Giovanni d'Austria, fratello naturale di Carlo V, o figlio naturale, Marcantonio Colonna fu il grande ammiraglio che a Lepanto, a Lepanto il 7 ottobre 1571, insieme a Giovanni d'Austria, distrusse la flotta superiore, non inferiore, la flotta superiore islamica a Lepanto. Da quel giorno la campana suona a mezzogiorno e da quel giorno lì, dal 7 ottobre del 1572. Il Brasile perché è cattolico? Abbiamo visto la Parecida, la Vergine Parecida. Fu Gian Vincenzo Sanfelice, duca di Bagnoli del Trigno, a riportare la grande vittoria
sugli olandesi, sugli orangisti. Era il 30 di aprile 1625. Il Pescara dava Valossi, il grande condottiero che all'epoca di Carlo V e Francesco I morì di malattia a Milano. Era un grande condottiero napoletano, il Pescara. Quindi la marina napoletana, tanto per fare, o l'esercito, tanto per fare alcuni esempi, la marina napoletana era la più potente del Mediterraneo. Non stiamo a ripeterlo, sono cose che sapete. Allora, gli stessi nemici dicono la verità. Vi ricordate l'asino di Balaam che profetizza nelle sacre scritture? Isacco Artom, nel distruggere il regno di Napoli, dice a Giuseppe Massari che già Farini aveva preso su di sé l'erculea impresa tentata dal Farini, ma non ci è riuscito Farini, quindi ci dovete riuscire voi, traditori, prima di esserlo della vostra patria, delle due Sicilie, voi che l'avete svenduta al Piemonte, siete traditori della differenziazione intrapeninsulare e europlanetaria, delle libertà intrapen e insulari, delle libertà costituzionali intrapeninsulari e europlanetarie. E allora, dopo che Isacco Artom, segretario di Cavour, ha detto lui stesso la verità nelle parole genocida, che per distruggere il regno di Napoli occorre un'erculea impresa. Significa, invoca Ercole, Ercole, la forza di Ercole per distruggere le due Sicilie, per votarle a genocidio. Leggiamo anche l'altra lettera di Addison, 112. Questa lettera Addison venne ieri, vedete cosa dice Cavour a Costantino Nigra. Cavour a Costantino Nigra il 22 febbraio 1861. Addison venne ieri a portarmi la lettera di Lord Palmerston, capo dello Stato, di governo britannico e anche capo della massoneria, in cui mi raccomanda caldamente di far restituire al principe di Capua, Carlo, fratello di Ferdinando II, sposatosi con Penelope Smith, questa è la specificazione, parente di Palmerston, cosa? I beni stati confiscati da un decreto di Garibaldi. Pensate, nella guerra di Lissa, nei trattati della guerra di Lissa, quando il Piemonte perse con l'Austria nel 1866, 20 luglio, nelle condizioni della resa vi sono delle doti che i Savoia devono restituire a delle arciduchesse d'Austria che sono state derubate dal Garibaldi. Addison raccomanda di neutralizzare in ogni modo l'influenza perniciosa di Napoli sulle altre province, ah, non più nazione, non più la nazione di Napoli, le province. Noi non possiamo essere province di Milano, Torino e Genova perché siamo peninsulari. Per noi Milano, Torino e Genova, in forza della differenziazione intrapeninsulare europlanetaria che sanguina appunto in Appennina, noi restiamo stranieri e così siamo trattati, vedete. Addison raccomanda di neutralizzare in ogni modo l'influenza perniciosa di Napoli, perché Napoli è la capitale delle due Sicilie da massacrare, sulle altre province della Italia meridionale, sottraendo queste il più presto possibile alla tirannide della capitale. Un'altra verità, dicevo prima, l'asino di Balaam profetizzò. E profetizzano anche questi grandi nemici che stanno per distruggere il regno di Napoli e Sicilia. Come definisce Addison, Cavour, Addison, come definiscono Napoli quando la devono distruggere? Col proprio nome, capitale, come capitale Stoccolma, come capitale Oslo, come capitale Copenaghen, come capitale Madrid, come capitale Lisbona, come capitale Lubiana, Zagabria, Tirana e così via. Quindi chiamano Napoli per proprio nome.
per essere distrutta, per essere cancellata dalla storia. Quando qualche anno fa mi dicevano l'Unità d'Italia era il migliore bene dell'Italia, quindi bisognava sacrificare le altre capitali per una sola. Adesso la differenziazione intrapeninsulare europlanetaria dimostra il contrario. L'Unità d'Italia è un assurdo. Come sarebbe assurdo livellare tutti i Balcani sotto una sola capitale, o l'Indocina sotto una sola capitale, o l'Istmo centro-latinoamericano sotto una sola capitale? Come sarebbe genocidio livellare tutte le penisole e le isole del mondo e gli arcipelaghi del mondo sotto una capitale? Pensate, la stessa Europa unita a livello politico non esiste, perché l'Europa è una penisola e come penisola si presta al male, come si è prestata l'Italia, il sud Italia, il regno di Napoli, l'Appennina. Non a caso, guardate, non a caso, chi sono definiti paesi canaglia, paesi pigs, maiali? Fateci caso, la Grecia, l'Italia, la Spagna, il Portogallo e l'Irlanda, la filosofia e il cattolicesimo. Paesi pigs perché non sono virtuosi, perché hanno il debito pubblico, senza sapere che lo Stato britannico ha un debito pubblico maggiore a questi. Quindi ecco l'inganno che volevo dire. Traduciamo la lettera di Isacco Hartom e l'altra lettera di Addison, cioè Addison era l'ambasciatore inglese a Torino, quindi la lettera del capo di governo di Palmerston, britannico, a Cavour per genocidare il regno di Napoli. Presentiamo queste due lettere genocide che chiamano per nome le cose, non dicono bisogna distruggere Napoli, dicono bisogna distruggere la capitale delle due Sicilie, e rapportate in questo momento la capitale distrutta di Napoli a tutte le capitali delle penisole e isole differenziate del mondo e leggete il genocidio. E poi l'erculea impresa di cui parla Isacco, Hartom. Napoli è forte, infatti ci vollero 20 anni per distruggerla. Il 1880 fu creata la cosiddetta questione meridionale, che in forza della differenziazione intrapeninsulare europlanetaria non è questione meridionale, è questione straniera, continentale, gran piemontese nel regno di Napoli. Ecco, chiamando le cose per il proprio nome. Il 1880-81, proprio un anno terribile, inizia la questione meridionale, inizia l'emigrazione, inizia il genocidio già calcolato a tavolino con l'invasione straniera, continentale, gran piemontese, anglo-piemontese del regno di Napoli. Quindi abbiamo dimostrato sotto gli occhi di tutti la distruzione delle due nazioni, appunto di Napoli e Sicilia, cui seguirà, già in parte era iniziata con l'invasione del 1859-60 delle Romagne, poi delle Marche e dell'Umbria, seguirà la distruzione delle nazioni dello Stato Pontificio assieme, perché Roma è la sede del Vicario di Cristo, Napoli e Palermo erano la sede dei re cattolici che ponevano il veto reale a tutta l'economia selvaggia, quell'economia selvaggia dell'alta finanza gnostica, cesarista, che ci sta divorando, che sta divorando le nazioni. Ecco perché il malthusianesimo classico, cioè il vitello d'oro, odia lo Stato nazionale, lo odia perché lo Stato nazionale pone paletti a questi abusi finanziari senza più ritegno, senza più controllo. E il malthusianesimo classico, per arrivare ad oggi, per arrivare a questo genocidio planetario, ha dovuto distruggere, ricordatelo, le nazioni princeps del mondo, le nazioni che portavano il Vangelo nel mondo.
sia a livello spirituale che politico, il Papa a livello spirituale, Napoli e Palermo erano le capitali in cui veniva rispettato il Vangelo, in cui la borghesia spregiudicata senza scrupoli veniva limitata. Se Dio vuole, ridimensionata in modo serio. Se Dio vuole, alla prossima volta. Buongiorno cari amici di Teleradio San Pietro. Ci rivediamo dopo il ponte del 2 novembre. Voi sapete, il 2 novembre siamo stati nei cimiteri a celebrare per i nostri cari defunti e chiediamo la loro intercessione in tutti i problemi appunto della vita, perché ve ne sono, ma non dobbiamo mai disperare, perché Gesù ha detto: io ho vinto il mondo. Voi state seguendo il discorso delle penisole, di tutte le penisole del mondo, che sono differenziate politicamente. È una cosa meravigliosa, non vi è eccezione alcuna. Persino lo Yucatan, vedete questa penisola inferiore, questa penisola nelle penisole, lo Yucatan nell'istmo centroamericano è internazionale, è infatti distinto tra, andiamo a leggere, andiamo a vedere, Yucatan internazionale, tra Messico, Belize, Guatemala, Yucatan internazionale. Questo è un esempio del bene nel bene, cioè che tutto ciò che è pen e insulare, tutto ciò che è pen e insulare è distinto ai più nazioni. È semplice il concetto, facilissimo. Dove arrivano le penisole, arriva la distinzione in più nazioni. Abbiamo fatto l'altra volta l'esempio del corpo umano. Il corpo umano, le braccia, le dita. Il corpo possiamo raffigurare come torace, come gambe, le grandi nazioni continentali: Cina, Russia, Canada, Stati Uniti, Brasile e così via. Invece, man mano che il territorio planetario diviene come le braccia e come le mani, si differenzia. Quindi le penisole sarebbero le mani del planisfero. Credo che è più chiaro di così. E come le dita si distinguono nelle mani, così le nazioni si distinguono nelle penisole. A livello di, dicevo prima, a livello di rispetto di questa distinzione, possiamo prendere come modello, come emblema, come simbolo lo Yucatan, la penisola differenziata nel centro istmico latinoamericano differenziato. Invece, come segno catastrofico, potremmo prendere Napoli e Palermo, la stessa Roma. Non è più capitale dello Stato, degli Stati della Chiesa. Napoli e Palermo non sono più capitali delle due Sicilie. Quindi, mentre qualsiasi colonia che esiste al mondo ha la propria capitale, le nostre nazioni colonizzate dal Piemonte continentale, che non ci azzecca nulla con le penisole e le isole, le nostre capitali sono state cancellate dalla storia. Quindi noi siamo subcolonia continentale piemontese. Potremmo dire che le uniche colonie che esistano al mondo siamo noi, subcolonie, siamo noi, due siciliani. È strano, ma è vero, è innegabile. E l'altro esempio tragico della violazione peninsulare potrebbe essere Chernobyl.
Chernobyl sta appunto nell'Ucraina. Quando l'Ucraina è stata annessa, è stata colonizzata dai bolscevichi, l'Ucraina è stata riempita di queste centrali pericolose. Chernobyl sta a significare il dominio, il colonialismo moscovita, liberal comunista, liberal bolscevico, liberal stalinista, chiamiamolo come vogliamo, moscovita. Chernobyl sta a significare questo imperialismo moscovita nella nazione differenziata Ucraina, perché come vedete l'Ucraina sta al di qua, rientra come stato peninsulare europeo, invece la Russia bianca è tutta continentale e Chernobyl si presta molto bene a diventare il simbolo di questa violazione della distinzione peninsulare. Purtroppo qui c'è da risalire, ricostruire, perché il genocidio risorgimentale, prima giacobino della stessa Francia e poi risorgimentale dell'Italia, è immane, deleterio, ha rovinato completamente le coscienze ignorano totalmente la scienza istmica. La scienza istmica, appunto scienza, è ignorata completamente in favore della confusione del genocidio che prima ha colpito la Francia. La Francia infatti fa parte della penisola franco-occitano-iberica. La Francia anche, per la Francia stessa vale il discorso peninsulare. Voi pensate che fino alla Rivoluzione francese la Francia, il re di Francia era re di tante nazioni, vi erano anche dei re, il regno di Navarra e così via, però ciò che contava erano i parlamenti locali. L'Occitania, per fare un esempio, era semi-indipendente. Il re di Francia non poteva imporre ai parlamenti del sud della Francia, dell'Occitania, la propria volontà, come non poteva imporla alla Francia stessa, cioè al nord dell'attuale Repubblica Francese. Fino alla Rivoluzione Francese, il re di Francia non aveva alcun potere assoluto, livellatore, barbarico, potremmo dire anche infernale, se mi perdonate il termine. Infatti, Napoleone, la Rivoluzione Francese creerà questo potere, invaderà tutta l'Europa, l'aggredirà, cataste su cataste di morti e rapine su rapine, che non è il caso di ricordare perché sono sotto gli occhi di tutti. Non vi è la storia di un santuario in cui non vi è stato il furto napoleonico. Ebbene, fino al 1789 il nord della penisola franco-occitano-iberica era formato in tanti parlamenti, quindi se vogliamo in tanti stati, perché erano parlamenti che avevano il potere di legiferare, il potere di giudiziario. E questi parlamenti, quando divennero giansenisti nel 1600, già con gli Ugonotti, voi sapete, con la vittoria di Elisabetta I nella Transmanica 1559, quando sale al potere Elisabetta I, che giura fedeltà al cattolicesimo e poi tradisce la religione cattolica e inizia a squartare i sacerdoti inglesi, questo bisogna dirlo per essere onesti, il 15 gennaio 1559 Elisabetta I viene consacrata regina cattolica d'Inghilterra, la volontà della sorella Maria la cattolica, detta la sanguinaria. Invece la vera sanguinaria è lei che squartava i sacerdoti per la colpa di essere semplicemente dei ministri del Vangelo, fedeli ai loro antenati, per 900 anni cattolici. Quindi la storia è tutta da rivedere, perché è scritta dalla borghesia spregiudicata e la falsifica. Invece dobbiamo comprenderla dal punto di vista naturale. La natura dà ragione alla Chiesa Cattolica, al Cattolicesimo, e ve lo sto dimostrando, lo stiamo dimostrando con tanta pazienza, certosina. Allora, dicevo, i parlamenti francesi e occitani
col giansenismo si corruppero, non ubbidivano più al re. Vedete che libertà avevano? Avevano una libertà enorme. E iniziarono a perseguitare il clero cattolico. Anziché di pensare a rendere giustizia alle varie nazioni della Francia, perseguitavano il clero cattolico. Pensate che in Lorena vi fu bruciato persino un sacerdote accusato di pedofilia, ma il popolo sapeva che era innocente questo sacerdote e andava a mettere croce a non finire sul luogo dell'esecuzione. Quindi la storia dei sacerdoti pedofili, a parte quelli responsabili, come vi sono in tutte le categorie, ma la storia del postulato del sacerdote cattolico pedofilo già la riscontriamo nel giansenismo in Francia. A maggior ragione la riscontriamo nei governi cesaristi che accusano appunto la Chiesa Cattolica. Però storicamente in Lorena abbiamo questo sacerdote bruciato sul rogo con l'accusa di essere pedofilo, ma il suo popolo non ci crede e il luogo dell'esecuzione veniva riempito di croci come protesta al Parlamento della Lorena. E allora la Lorena dipendeva anche da un principe polacco, non solo dal re di Francia, quindi è stata sempre una terra di confine. Però sia ben chiaro, nel 1700, fine 600, 1700, i parlamenti francesi, che avevano un grande potere, iniziarono a perseguitare il clero cattolico. Vi dico perché. Il Papa, la religione cattolica, non può dare i sacramenti agli impenitenti, ai cattolici eretici. Se un cattolico vanta un qualcosa di grave in materia di fede e di morale che contrasta la nostra fede, mentre il mondo civile cosa fa? Radia, toglie dal proprio ordine, la Chiesa Cattolica fa la stessa cosa, anzi è molto più paziente. La Chiesa Cattolica dice all'eretico ritratta. Se lui pubblicamente ha sostenuto delle cose gravi, la Chiesa dice devi ritrattare per iscritto, allora avrà i sacramenti, soprattutto in punto di morte. Cosa avveniva? Avveniva che questi eretici giansenisti, i giansenisti sono quella setta calvinista, pseudo-cattolica, che all'odio verso il papato, il Sacro Cuore di Gesù, il culto dei santi, con la Vergine Maria soprattutto. E odia i gesuiti, che sono la compagnia che difende il papato, il Sacro Cuore, siamo sempre lì. Allora cosa avveniva? Che questi giansenisti moribondi chiedevano i sacramenti ai sacerdoti francesi. I sacerdoti francesi occitani non potevano darglieli se erano impenitenti. Dovevano, se voi pubblicamente, a parole, per iscritto avete sostenuto cose contrarie alla fede cattolica, dovete ritrattare per iscritto, allora vi possiamo dare i sacramenti. Ma questi eretici, poiché erano impenitenti, non volevano, anche in punto di morte, si ribellavano ai sacerdoti cattolici. E allora i sacerdoti non potevano dare i sacramenti. Come il capo di un partito mette fuori un suo dissidente, credo che anche la Chiesa ha il diritto e anche il dovere di non considerare più cattolico chi cattolico non lo è più. Cosa avveniva? Avveniva che mentre i sacerdoti cattolici non potevano dare i sacramenti a questi impenitenti, i loro familiari ricorrevano ai parlamenti e i parlamenti arrestavano i sacerdoti. Vedete che bello. Con abuso di potere, perché il sacerdote dipende dal Papa, non dipende dal governo. E questi sacerdoti non è che si rifiutavano di dare i sacramenti. È il contrario, erano costretti a non poterli dare finché gli eretici non ritrattassero. E quindi i parlamenti francesi, occitani, non fecero altro per tutto il Settecento, parlamenti giansenisti, che perseguitare il clero cattolico. Cose che i testi scolastici non dicono. Però la rivoluzione francese fece un bel regalo a questi parlamenti. La rivoluzione francese, quando arrivò, li soppresse tutti. E quindi il Parlamento di Parigi livellò tutta la Francia e l'Occitania, arrivando persino in Corsica. Un unico potere livellatore, barbarico, infernale,
che sottopone, pensate, dall'Atlantico, dalla Manica, dall'Atlantico, la Normandia, la Bretagna, fino alla Corsica, tutti sotto un'unica volontà, tutti i francesi e gli occitani sotto un'unica volontà. E questo lo chiamiamo progresso? No, questo è regresso. Questo è livellamento alto finanziario. Questo significa che la libertà delle popolazioni è finita. Infatti, quando i giacobini entrarono nel governo dinanzi al re Luigi XVI, dissero: sire, ciò che la monarchia francese non è riuscita a fare in secoli, ma la monarchia francese era cattolica, era naturale, non avrebbe mai voluto un livellamento del genere. Infatti lo attesta la storia. La storia dimostra che la monarchia francese aveva questi parlamenti in tutta la Francia, cioè il nord della Repubblica francese attuale, e nell'Occitania, il sud della Repubblica francese attuale. Quindi re di Francia, essendo cattolici, non avevano alcuna intenzione di distruggere i parlamenti locali, le autonomie delle nazioni locali, perché quelle più che regioni sono nazioni. L'Occitania è una nazione, per esempio, il sud della Francia, che va dall'Atlantico alle Alpi e poi al Mediterraneo. E cosa avvenne? Avvenne che la rivoluzione francese, contraccambiando i parlamenti, che non avevano fatto altro che proteggere ugonotti, giansenisti, Camisardi, Libertini, quindi tutta la setta che cambia nome, ma è la setta che si oppone all'universalità della Chiesa e alla stessa universalità della natura, cosa avviene? Avviene che la rivoluzione francese sopprime i parlamenti stessi. I parlamenti francesi si suicidarono, perseguitarono quella religione che faceva del re di Francia un re virtuoso che rispettava tutte le autonomie locali. Quei parlamenti si suicidarono, si autopunirono col giacobinismo al potere, con la cosiddetta Repubblica una e indivisibile di Francia, francese. Quei parlamenti si suicidarono. Quindi questo livellamento infernale, perché infernale è, che degrada le nazioni in province, dalla rivoluzione francese è passato nella penisola italiana, appenninica, per essere più chiari, è passato nella penisola appenninica e ha livellato tutte le nostre nazioni sotto il Gran Piemonte continentale, che non c'entra nulla col discorso peninsulare, cioè col discorso peninsulare e insulare. La stessa Sardegna, quando il trattato di Utrecht, che è un trattato orangista, Utrecht, gli orangisti, anzi, il trattato orangista di Utrecht 1713 commise un'aberrazione, nominò Signore della Sicilia, il Duca di Savoia, e dalla Sicilia prese il titolo di re, re Sabaudo. Invece la cosa era così, così ingiusta, la cosa era così contraddittoria. L'isola nazionale nel cuore del Mediterraneo viene unita, niente di meno, al Piemonte Sabaudo e alla Savoia. È una forzatura enorme, innaturale. E allora il Duca di Savoia fu costretto dopo, diventato re del Piemonte, fu costretto a scambiarla con la Sardegna. Ma la stessa Sardegna, il 29 novembre 1847, viene degradata come nazione, come regno. Viene tolto il viceré e quindi viene livellata sotto il Piemonte. Non dobbiamo dimenticare che la setta massonica, che è quella che crea tutti questi disastri e di cui ne paghiamo le conseguenze. Avete sentito il pentito, Carmine Schiavone, i rifiuti tossici in tutto il sud, non solo in Campania, in tutto il sud, partendo dal sud Lazio, ex Campania e Ciociaria. Cosa ha detto? Ha detto: noi eravamo lo Stato, noi eravamo lo Stato, la massoneria. Quindi Gelli, è venuto tutto fuori, la massomafia, questo è lo stato attuale, lo stato moderno, contemporaneo. Purtroppo è uno stato che ha inserito la criminalità organizzata nei suoi gangli e non la caccerà più, perché una volta che tu vieni a contatto col diavolo, con la magia nera, il diavolo prende possesso di te, delle tue cose. Quindi solo un miracolo, solo Dio può salvarci. Ebbene, chiusa questa parentesi, volevo dire che dalla rivoluzione francese parte questo livellamento
barbarico, infernale, che coinvolge la Francia, e ricordiamo che non è la Francia del Nord che distrugge quella del Sud, anzi, se andiamo a vedere, la rivoluzione francese stermina la cattolicissima Vandea che fa parte del Nord. La Vandea fa parte del Nord, sopra. Quindi non stiamo a dire, a raccontare favole, ritenendo che essendo di nome Francia, l'Occitania sia stata distrutta dalla nazione del Nord. No, dalla nazione francese viene distrutta l'Occitania, ma viene distrutto anche il nord della Francia. E la Vandea, con 600.000 morti, l'armata infernale, appunto, si chiamavano le colonne infernali, giacobine, distruggevano la Vandea perché reclamava il diritto di culto cattolico. Infatti i giacobini tradirono la stessa Costituzione che diceva all'articolo 10 che nessuno può essere inquisito per la propria opinione religiosa. Invece loro tradirono il 10° articolo e perseguitarono tutta la Francia e l'Europa. Non si poteva celebrare la messa cattolica. Che libertà, libertà satanica. San Gaspare del Bufalo fu perseguitato perché non giurò a Napoleone. Quindi Napoleone, prima la rivoluzione in Francia e poi Napoleone in Europa, perseguitarono ferocemente la Chiesa cattolica. Volevo dire, il concetto peninsulare, per chiarirlo, è bene uscire anche dall'Europa. Andiamo alla Corea. La Corea, vi ricordate il trattato di Utrecht che inizia a distruggere l'armonia nel Mediterraneo? 1713, il 17 è il numero del protestantesimo, Lutero, il 13 è il numero degli illuminati, cioè i massoni. Vi ricordate che Carlo Alberto, il falso re cattolico, distrugge il regno di Sardegna, la Sardegna come nazione, come regno, il 29 di novembre 1847. Il 29 novembre 1314 moriva Filippo il Bello, il re cattolico che aveva dato in testa ai Templari. Quindi è chiara, cioè se Filippo il Bello non avesse soppresso, non avesse combattuto i Templari, il genocidio che oggi leggiamo sarebbe stato anticipato di secoli, di secoli. Quindi dobbiamo a Clemente V, a Filippo il Bello, se il genocidio di cui oggi soffriamo è stato posticipato di mezzo millennio. La Corea è questa penisola importante strategicamente, che sta tra il Giappone, la Cina e la Russia. Quindi è un punto strategico, un nodo strategico. Pensate che la Corea dal 22 agosto 1910 al 15 agosto 2 settembre 1945 è stata subcolonia giapponese, sempre dall'AIA. Vi ricordate il trattato di Utrecht che rovinò, iniziò a rovinare la Sicilia, la Sardegna, il Mediterraneo naturale cristiano? La conferenza dell'AIA del 1910 consegnò la Corea in mano ai giapponesi, dichiarando che era una cosa naturale e benefica. Non è vero. Fu una cosa innaturale perché tutte le penisole del mondo sono distinte politicamente e fu una cosa malefica. Pensate, il Giappone distrusse persino la reggia della Corea, la reggia, appunto, il palazzo reale. Asportò 80.000 capolavori di arte, la stessa tattica di Napoleone, stiamo lì, o dell'Inghilterra, l'impero britannico, cosa faceva nelle colonie? Il Giappone ridusse la Corea in uno schiavismo terribile. Ed ecco la prova. Se le due Coree, che sono una Corea, però che il liberalismo, il cesarismo liberale, che il templarismo, cioè che la massoneria continua a dividere in Corea del Nord e Corea del Sud arbitrariamente, se fra queste due Coree, del Nord e del Sud, vi è la frontiera più fortificata del mondo, se i coreani si odiano, tra nord e sud si odiano in modo irreparabile, pensate però una cosa, questo ci fa riflettere per far capire come l'aggressione, il reato di aggressione è la sintesi di tutti i mali
E per aggressione significa il Piemonte contro le due Sicilie, 153esimo anno di aggressione. Cosa avviene? Che sia la Corea del Nord che la Corea del Sud, che non vanno d'accordo in nessun modo, concordano in una sola cosa. Tutte e due celebrano come festa nazionale la liberazione dal Giappone il 15 di agosto 1945, il che significa che la Corea, pur essendo divisa in due, è una sola nazione, come Napoli e Sicilia, siamo una sola nazione subcolonizzata dal Piemonte. Quindi la Corea attuale è una sola nazione, sia ben chiara, divisa in due dalla setta comunista contro la setta liberale. La Corea però concorda in una sola cosa, la liberazione dall'aggressione giapponese del 22 agosto 1910. Quindi potete comprendere come il reato di aggressione, così viene definito dal diritto internazionale, sia la somma di tutti i mali. Ed è vero, quando noi leggiamo il genocidio tutti i giorni, il telegiornale ci umilia. Spesse volte, non so, speriamo che non sia cosciente, fa vedere gli scavi di Pompei che cadono a pezzi e fa vedere la fabbrica del Duomo di Milano restaurata nel massimo splendore. Fa vedere il contrasto tra gli scavi borbonici di Carlo III di Napoli, che sono i più importanti del mondo, che stanno a cadere a pezzi per il potere appunto templare che abbiamo, per il potere subcoloniale che abbiamo, per i traditori della nostra patria che si sono venduti allo straniero, e invece dall'altra parte vediamo la fabbrica del Duomo che risplende restaurata in Milano. E allora, se il Teatro San Carlo, appunto, costruito dai Borbone, è il primo teatro del mondo, che ha fondato tutti i teatri d'Europa, Pietroburgo, Londra, Parigi, Francesco Durante, Traetta, Tommaso Traetta e così via, Pergolesi, ne sono tanti, e così via. Se il Teatro San Carlo è il primo teatro del mondo che ha fondato tutti i teatri d'Europa, non è riconosciuto, non è finanziato dallo Stato coloniale granpiemontese, a differenza dell'Opera di Roma, della Scala di Milano, della Fenice di Venezia, del Regio di Torino, allora... Quando la Corea, divisa in famiglia fra nord e sud, riconosce che il peggiore dei suoi mali è stata l'aggressione giapponese, straniera giapponese, e la loro migliore soluzione, e la migliore soluzione è stata la liberazione il 15 agosto 1945, profetizza per le due Sicilie. In Corea i mali stranieri sono finiti, sono interni adesso, ma i mali aggressori stranieri di depredamento, di distruzione, di annichilimento, di rovina totale sono finiti. Da noi continuano ancora, perché il Gran Piemonte continua a stare nelle due Sicilie contro il diritto delle genti, contro la Chiesa Cattolica, contro la distinzione internazionale di tutte le penisole del mondo. E pensate, non è che diciamo queste cose per istigare, no, per l'amore di Dio, sono un sacerdote, per amore, perché quando vediamo cadere i pezzi degli scavi archeologici di Pompei, che sono il museo borbonico greco-romano di Napoli, è il più importante del mondo, supera anche quello di Atene, e vediamo gli scavi di Pompei che cadono a pezzi, è l'amore che ci fa parlare. È l'amore, cioè noi vogliamo difendere la nostra patria, perché veramente non ne possiamo più. Sia lodato Gesù Cristo. Cari telespettatori di Teleradio San Pietro, siamo giunti a questa nuova puntata. Volevo ribadire, prima che lo dimenticassi, il mio nome lo sapete, Don Giuliano Lilli, parroco in diocesi di Senia Venafro, parroco di Rocca Ravintola, Pantano e Cerasuolo, nativo di Forlì del Sannio, i paesi intorno a Isernia. I libri, quello che andiamo dicendo, che andiamo spiegando, è scritto nei miei libri delle edizioni Segno, L'assurdità della riunificazione nazionale italiana. Un'assurdità che avete ben compreso,
violazione irreparabile della differenziazione intra PEN e insulare euro-planetaria in Appenninia. Quindi parlare di riunificazione italiana col pretesto di Augusto è assurdo, perché qualsiasi provincia romana non coincide assolutamente con le nazioni attuali, medievali e moderne. E la stessa Italia augustea andò subito in crisi perché faceva parte dell'impero romano. Quindi è assurdo parlare di una Italia di Augusto nell'epoca napoleonica prima e poi nell'epoca sabauda dopo, nel XIX secolo, per intenderci, dopo la rivoluzione francese. Poi l'altra opera, quando Satana firma la storia, sempre delle edizioni Segno, e il testo Halloween, sempre delle edizioni Segno. Poi scrivo anche su L'altra voce, diretta da Domenico Longo di Solopaca. La sede sta a Solopaca, in provincia di Benevento. Bene, ribadisco sempre, e gli studi vanno anche avanti, perché non è facile studiare tutta la storia, anzi più passano i giorni e più ci accorgiamo di sapere ben poco, ma volevo ribadire la tentata unione degli stati latinoamericani. Gli stati centrali dell'Istmo cercarono di unirsi, di fare una confederazione, se ben ricordo, subito dopo che si indipendentizzarono dalla Spagna, negli anni 20 del XIX secolo. Ma cosa avvenne? Avvenne che questa unione andò in frantumi, non resse. Non resse perché ogni stato, come lo vedete oggi, il Guatemala, il Belize, l'Honduras, il Nicaragua, se ben ricordo, come li vedete oggi, sono tutti distinti politicamente. Quindi l'unione degli stati centroamericani non resse, come non regge in qualsiasi altro, in qualsiasi altra penisola, qualsiasi altro istmo presente nel mondo. Volevo ribadire che quando si è tentati di creare, per stare sulla scia dei Fratelli d'Italia, i Fratelli di Giappone e Corea, i Fratelli di Scandinavia, i Fratelli di Scozia e Inghilterra, si sono creati abusi, stragi. Vi faccio l'esempio. Nonostante l'unione di Kalmar, Cristiano di Danimarca nel 1520 volle imporre la sua sovranità come re danese, facendosi consacrare anche re svedese. Cosa avvenne? Avvenne che arrivò in Stoccolma, si impose, facendosi consacrare anche re svedese, che era una copertura per imporre la sovranità danese sulla Svezia, direttamente sulla Svezia, ad onta offesa dell'Unione di Kalmar del 17 giugno 1397. Quindi cosa avvenne? Avvenne che Cristiano arrivò con le armi a Stoccolma e si impose e fece dei massacri terribili, dei massacri che alla fine portarono al distaccamento della Svezia dall'Unione di Kalmar, perché volle imporre con la forza in Svezia il proprio dominio, il famoso massacro di Stoccolma, che fu imposto tra il 7 novembre, a partire dal 7 al 10 novembre del 1520. Cristiano di Danimarca, voi sapete, il Nerone del Nord definito, massacrava padri abati, monasteri, passò alla riforma protestante, quindi già aveva in sé il principio che qualsiasi cosa faccia il principe civile sta ben fatto. Quindi il principe civile allo stesso tempo è anche il principe religioso, e qualsiasi opera compia, anche delle più bestiali, delle più genocide, sta ben fatta solo per il fatto perché l'ha compiuta il principe, perché al di sopra del principe civile, secondo Lutero e Calvino, non vi è più il decalogo come nei principi cattolici, ma vi è invece il proprio arbitrio, la propria volontà, che è sacra, che è legge per tutti.
Ecco i dittatori, dove nascono i dittatori attuali, Mao, Hitler. Hitler non viene altro che dal concetto Hohenzollerniano, luterano. Il principe elegge a se stessa, non ha più il decalogo al di sopra di lui. Quindi chi si strappa le vesti di fronte a Hitler deve strapparsele anche di fronte alla concezione di Lutero e di Calvino. Lord Baker ha finito di scrivere nel 1000, il grande storico della Chiesa Cattolica, ha finito di scrivere nel 1855. Ma se noi andiamo a leggere Lord Baker, i principi che lui denuncia, dei principi del protestantesimo che considerano le popolazioni macchine, cose, sono gli stessi principi poi di Stalin, di Hitler, dei grandi dittatori. Ripeto, i principi di Elisabetta I, di Enrico VIII, i principi di Guglielmo di Orange, degli Hohenzollern, di Federico di Prussia. E così via, sono gli stessi principi dei dittatori contemporanei, attuali, del secolo scorso e di quelli che abbiamo a tutt'oggi. Quindi strapparsi le vesti di fronte ai dittatori di oggi è ipocrisia, perché nascono nel protestantesimo, nello Stato moderno. Lo Stato moderno veramente che diventa un mostro livellatore. Faccio un altro esempio, fatto l'esempio della Scandinavia in cui Cristiano II vuole imporre la sua sovranità e la sovranità danese sulla Svezia con i massacri di Stoccolma, così dà fine all'unione di Kalmar tra la Danimarca e la Svezia. Abbiamo un altro esempio in pieno Medioevo, quando i re britannici vogliono imporre la propria sovranità sulla Scozia. E la Scozia deve fare due guerre di indipendenza. Siamo nel 1300, se ben ricordo. La Scozia deve condurre due guerre di indipendenza contro l'aggressore di Londra. Alla fine la Scozia vince in pieno Medioevo, vince con un atto del 17 marzo, non ricordo l'anno, meraviglioso, in cui gli scozzesi lo presentano al Papa Giovanni XII. Giovanni XII dà ragione agli scozzesi, dice: gli scozzesi sono una nazione a parte, quindi non possono essere in alcun modo annessi all'Inghilterra, verrà annesso il Galles verrà annesso definitivamente con Enrico VIII. Vedete, Enrico VIII, il padre della riforma, i conti tornano, lo Stato livellatore. Un'altra penisola, un'altra nazione che ha pagato il prezzo dello Stato livellatore è la Bretagna. La Bretagna è una nazione che nasce quando gli anglosassoni invadono la Bretagna, al di là della Manica. La Britannia, appunto, l'Inghilterra, molti britanni vengono in Bretagna, si trasferiscono in questa penisola che sta appunto nella penisola franco-occitano-iberica, nel nord della penisola franco-occitano-iberica. E cosa avviene? Avviene che questa Bretagna diventa una nazione possente, una nazione così possente che nel Medioevo, regime cristiano, cattolico, nel Medioevo diventa la grande potenza marittima con la marina mercantile di tutta la Manica, tra Inghilterra, Fiandre, Francia e così via. Diviene una grande potenza, la grande potenza marittima. Ma cosa avviene? Avviene che man mano, quando lo Stato centratore francese, parigino, con i capetingi, con Filippo il Bello, con Filippo Augusto, inizia a diventare accentratore, perché voi sapete la guerra dei Trent'anni. La guerra dei Trent'anni è quella guerra che scoppia per la dinastia al trono francese. Ma sapete anche che l'Inghilterra aveva tanti possedimenti nel nord della penisola franco-occitano-iberica, così dobbiamo definire, se no facciamo confusione. Se definiamo la Francia, tutta questa nazione attuale, tutto questo stato attuale, è errato storicamente, perché non era così. Pensate che l'Aquitania faceva parte dello stato inglese, la Provenza faceva parte del Sacro Romano Impero e vi erano tante nazioni, vi era la Lorena, vi era la Normandia, vi erano tante nazioni che non corrispondono affatto alla Francia rivoluzionaria, diciamo, e neanche a quella moderna, che parte appunto dal 1500, 1400, 1500. Anzi, molti storici fanno risalire l'era moderna non tanto
alla scoperta dell'America il 12 di ottobre 1492, ma alla fine della guerra dei 100 anni, nella successione, nella lotta di successione al trono francese tra Francia e Inghilterra, Giovanna d'Arco, vi ricordate, e così via. Allora, quando, per farla breve, quando i Capetingi e poi infine i Valois nel XV secolo annettono, distruggono completamente il potere governativo, lo Stato della nazione bretone, la Bretagna, cioè la Bretagna francese per intenderci, che francese non è perché era parte, era una nazione a parte, ma per intenderci, la Bretagna, man mano, già sotto il Borbone e poi definitivamente nel XIX-XX secolo, dopo la rivoluzione francese, cade in una crisi economica terribile. Deve emigrare in massa. Potremmo definirla la Napoli dello Stato francese. Ecco, dello Stato francese, perché non possiamo parlare di nazione francese, perché la nazione francese in sé non esiste. Poiché vi sono tante nazioni nello Stato francese, non c'entra nulla la Corsica con la Bretagna, non c'entra nulla la Provenza con la Normandia e così via, la Lorena con la Guascogna e così via, con i Baschi, perché voi sapete che i Baschi sono la nazione basca e al di so, circonda i Pirenei, quindi fa parte sia della Spagna che della Francia. Allora, come ci muoviamo, muoviamo dovunque, né tra nazioni peninsulari, pen e insulari. C'è uno Stato che vuole sopraffare l'altra nazione via genocidio, l'Irlanda. Basta parlare dell'Irlanda, ma per la Scozia non è andata meglio. Nell'atto di uniformità che poi avverrà con Enrico VIII, perché voi sapete che Elisabetta prima lascia, fino alla morte non si sapeva nulla. Lei non nominò mai un successore, però il suo successore divenne Giacomo I, Giacomo di Scozia, figlio di Maria Stuarta, che lei aveva fatto decapitare. Passando la dinastia di Scozia in Inghilterra, Giacomo perseguitò i cattolici, il figlio di Maria Stuarta perseguitò i cattolici, erede di Elisabetta I, la famosa congiura delle polveri che ci fu, eccetera. Non possiamo dilungarci perché andremo troppo in dettaglio. Ma è bene sapere, è bene conoscere che laddove uno Stato peninsulare ha tentato di fare il carciofo intorno a sé, ha fatto genocidio. L'ultimo genocidio, l'ultima pulizia etnica, appunto, è quella di Brokota Milosevic in Bosnia e Erzegovina e nella stessa area nazionale serba, nel Kosovo, perché il Kosovo è territorio serbo, nazionale serbo a tutti gli effetti, però è abitato all'eredità islamica dall'impero austro-ungarico. Tanti bosniaci si convertirono all'Islam. Quindi vedete che complicazioni vi sono, e queste complicazioni le riscontriamo puntualmente laddove vi sono degli istimi. Laddove vi sono gli istimi, laddove si violano gli istimi c'è genocidio. Vi ho fatto l'ultimo esempio della Bretagna francese. La Bretagna francese, una nazione, grande potenza marittima nel Medioevo, in pieno Medioevo, la Bretagna francese con lo Stato accentratore moderno che parte già dai Valois, già dai Capetingi, poi si completa con i Valois venivano sempre dai Capetingi, sono un ramo cadetto di Filippo il Bello, siamo sempre lì, poi arriviamo dall'Europa. Dallo Stato moderno che comunque conservava i parlamenti locali, comunque lo Stato moderno aveva ancora a che fare con il papato. Poi arriviamo alla Rivoluzione francese, questo vale per gli Stati cattolici, sia ben chiaro, non per quelli protestanti, quelli già avevano avuto il livellamento, ma per gli Stati cattolici invece vi erano i vari parlamenti locali come quelli in Francia, che verranno le Cortes, pensate, le Cortes in Spagna sono restate, invece Spagna è stato tutto, in Francia è stato tutto distrutto, tutto livellato con la Rivoluzione francese, e la Bretagna da una grande nazione nel Medioevo diviene una provincia sperduta, la Bretagna diviene una provincia sperduta dello Stato francese dopo la Rivoluzione nel XIX-XX secolo è costretta ad emigrare. Il nord della Francia, per coloro che dicono il sud Italia arretrato, perché sud? Perché
La Bretagna è nord estremo della Francia, ebbene, è stata trattata come il Piemonte ha trattato e tratta Napoli. Quindi vedete, la storia è complessa e va studiata. Volevo parlarvi di questo storico, perché lo Stato cristiano nasce con Costantino. E volevo parlarvi di questo storico, Paul Vane, che è uno storico della Provenza, un grande accademico francese, il più esperto sull'impero romano. Paul Vane, quando l'Europa è diventata cristiana. 312-394. Ebbene, Paul Vane dice: la religione che più mi sta sullo stomaco è la cattolica. Lui è un laicista, è un erede dei Catari, degli Ugonotti, dei Valdesi, dei Camisardi, degli Illuministi, dei Libertini, dei Deisti, chiamiamoli come vogliamo, dei Giacobini, dei Liberali. Quindi fa parte della grande tradizione rivoluzionaria di Francia. Però dice: ho scritto questo libro contro me stesso. Andate su internet, lo troverete. Ho scritto questo libro contro me stesso, perché la storia è storia e non si può mistificare se si fa lo storico, non si può falsificare. Dice, insiste che la conversione di Costantino al cattolicesimo fu sincera. Ho scritto questo libro contro me stesso. Sono totalmente miscredente e fra tutte le religioni quella che sopporto meno è proprio il cristianesimo. Ma da storico ho dovuto sforzarmi di non prendere partito né pro né contro. La cosa più difficile è stato capire cosa si ha nel cuore e nell'animo quando si è cristiani. La conversione di Costantino, dice lui, è una conversione che fu problematica per affermarsi. La Chiesa usciva da quattro grandi persecuzioni. La percentuale dei cristiani nei 70 milioni di abitanti dell'impero era minima, insiste Paul Vane. E quindi dice, al di là di ogni mistificazione, lui dimostra che la conversione del principe Costantino, figlio di Costanzo Cloro, è stata autentica. Che Costantino non fu un sincretista, non fu un mezzo pagano e un mezzo cristiano, fu un cattolico a tutto tondo. E quello che è bello di Paul Vane è questa conclusione. Ascoltate, quante volte noi cattolici siamo umiliati dalla storiografia liberal, la Chiesa sanguinaria, la Chiesa intollerante, la Chiesa che impone, la Chiesa che condanna, la Chiesa... Quante ne sentiamo? Quando l'Europa è diventata cristiana, la cristianizzazione dell'impero seguì un cammino tortuoso che portò finalmente alla sintesi tra due sistemi di valori, cambiando profondamente sia la romanità sia la Chiesa, che convertì milioni di persone senza fare martiri, senza fare martiri. Convertì il cattolicesimo Costantino prima e Teodosio dopo, perché voi sapete, poi il Vane lo dice, non si può dire editto di Milano, dopo la vittoria a Ponte Milvio di Costantino su Massenzio, sull'usurpatore Massenzio, si parla di editto di Milano. Costantino dà l'editto di tolleranza a Milano il 13 giugno del 313 e quindi inizia la tolleranza. No, dice Paul Vane, attenzione, non è un editto, sono delle istruzioni complementari che seguono l'editto di Nicomedia, l'editto di Galerio del 30 aprile 311. È Galerio che emana l'editto di tolleranza, essendo il primo Augusto di tutto l'impero d'Occidente e d'Oriente, emana l'editto di tolleranza per i cristiani. È Galerio, 30 aprile 313. 311. Costantino invece, incontrandosi con Licinio, Costantino a Milano completa già delle cose iniziate in altre città. Che cosa sono queste istruzioni? Stabiliscono come restituire beni confiscati ai cristiani, come
riparare il mal torto nei confronti dei cristiani. Quindi parlare, dice Paul Venn, di editto di Milano è improprio, è antistorico. Bisogna parlare di istruzioni complementari di Milano, istruzioni che seguono l'editto di Nicomedia o di Sardi, l'editto di Galerio. Ma spieghiamo perché. Guardate, ecco dove si legge la mano di Dio, che il cattolicesimo perfeziona la natura. Quindi perfeziona i Cesari, lo Ius Gentium dei Romani, non lo distrugge, non l'annienta come ci fa credere il mondo libera, il mondo illuminista, fin da fanciulli a scuola, l'oscurantismo medievale, l'illuminismo moderno. È assurdo. Il vero oscurantismo è oggi, come vi ho dimostrato, che sono state distrutte e vengono distrutte dal livellamento barbarico infernale degli stati attuali, intere nazioni sacrificate. Sono dei crimini, purtroppo. Sacrificare sono delle contraddizioni insormontabili, non sono dei casi limite, sono delle contraddizioni insormontabili della cosiddetta libertà contemporanea, del mondo liberal marxista. Vengono sacrificate nazioni intere, distrutti i loro stati, annesse ad altri stati e trattate come carne da macello. Dobbiamo riflettere, questo non accadeva nel Medioevo. Vi ho fatto l'esempio della Scozia, Papa Giovanni XII dà ragione, e sono gli storici protestanti, Sismondi, Robertson, Sismondi, ne sono tanti che poi, Ancillon, sono gli storici di Berlino, figli, pronipoti degli Ugonotti che lasciarono Parigi, che dopo la Rivoluzione francese devono dare ragione allo Stato cattolico, al cattolicesimo, devono dare ragione. Pensate, Hegel, che fonda l'ateismo moderno, de contemporaneo, definisce la religione cattolica la religione della libertà. Kant, parlando della Rivoluzione francese, studiandola, quando uccide soprattutto il re, inizia a perseguitare il cattolicesimo ferocemente, a distruggere la pantoclastia, l'iconoclastia, Cluny, sono stati distrutti capolavori d'arte in Europa, massacrati popolazioni intere. Immanuel Kant, il filosofo del razionalismo, definisce la Rivoluzione francese il regno dell'anticristo. Quindi andiamo a studiare veramente le cose. I crimini pendono nell'era moderna e contemporanea, altro che nel Medioevo e nell'antichità. Ebbene, volevo dirvi questo. Paul Venn dice: la Chiesa usciva da quattro terribili persecuzioni. Quali sono? L'editto di Nicomedia, 23 febbraio 305. L'editto di Nicomedia, strappato da Galerio, dal genero Galerio, era marito, se ben ricordo, di Valeria, la figlia di Diocleziano, strappato a Diocleziano quando ancora era lui l'Augusto di tutto l'impero. Galerio strappa la persecuzione in mano al suocero, a Diocleziano. E voi sapete che la persecuzione di Diocleziano fu terribile, Santa Lucia, i patroni delle nostre diocesi, Santi Nicandro, Marcione e Daria, della diocesi di Senna Venafro, sono caduti sotto quella persecuzione, fu terribile, la persecuzione di Diocleziano. Poi vi era la persecuzione di Massimino di Galerio, quella sua di Galerio, terribile. Galerio fu spietato con i cristiani, tant'è vero che emise l'editto il 30 di aprile 311 per la grave malattia che ebbe, una malattia sotto i genitali, una malattia terribile, dovette trattarsi di cancrena. Pensate che mandava un fetore in tutto il palazzo, dice Lattanzio nel De morte persecutorum, nel suo libro Come muoiono i persecutori. Ebbene, Galerio si rese conto che lui doveva fare i festeggiamenti del suo potere imperiale, il ventennale doveva festeggiare dappertutto, anche a Roma. Cosa avviene? Viene colpito proprio in quel momento da questa malattia terribile, da questa cancrena. I medici non sapevano più cosa fare, li mandava anche a morte, se ben ricordo, quelli che non lo guarivano o li condannava a pene, se ben ricordo, non ricordo bene perché il campo è troppo vasto e ricordare tutto non è facile. Allora cosa avviene? Avviene che Galerio emana. Si rende conto che lui ha avuto questa malattia così terribile che compiace con i mancati festeggiamenti del suo ventennale. Si rende conto ed il 30 aprile emana l'editto di tolleranza. Il 5 di maggio muore. 5 maggio, Galerio, Napoleone, due persecutori pentiti. Speriamo che Galerio si sia pentito come Napoleone. E cosa avviene? Avviene che a Galerio succede Massimino. Suo nipote era un pastorello, figlio della sorella, Massimino Trace, terribile, vuole sposare sua moglie,
vuole sposare la zia rifiuta, Valeria, la figlia di Diocleziano. E allora Prisca, la madre e la figlia, Valeria, vengono esiliate. La persecuzione, Massimino Trace perseguita anche la zia con la madre. Diocleziano viene a sapere tutta la tragedia, come è finita la figlia, con Massimino che voleva sposarla, ma giustamente la zia dice di no al nipote acquisito. Massimino perseguita ferocemente la Chiesa Cattolica fino alla morte, non tiene conto dell'editto. La perseguita Massimiano Erculeo a Roma, padre di Massenzio, che poi diventa gelosissimo del figlio Massenzio, fugge in Gallia. La perseguita Massenzio, nonostante l'editto, anche Massenzio dovette fare la sua parte, ma Massenzio perseguitava già i cattolici, i pagani, perché era un usurpatore. La perseguiterà Licinio dopo che romperà col cognato Costantino. Costantino, questa è l'idea chiave basilare di Paul Vane. Costantino non costringe nessun pagano a convertirsi. Costantino tollera il paganesimo. Da buon cattolico tollera il paganesimo e dice: voi pagani volete seguire i vostri dei, seguiteli, però sappiate che state nel torto. Toglie solo i sacrifici cruenti delle vittime, perché dice il sacrificio è quello di Cristo, e quindi limita anche quando viene festeggiato lui. Il mondo liberal illuminista attuale, liberal, tutto il mondo, diciamo, laicista, dice Paul Vane, attribuisce il sincretismo a Costantino vedendo sulle monete il Sol Invictus, il Sol Invictus, il sole invincibile, che era una divinità pagana. Ma dice Paul Vane, è da rifiutare questa tesi, perché Costantino fu convinto cattolico, però, diciamo, l'emblema, il blasone della sua famiglia, che veniva dai grandi imperatori illirici, da Claudio Germanico, per legittimarsi, lui aveva il blasone, una specie, aveva il Sol Invictus, come noi abbiamo il nostro cognome, per intenderci, che andava al di là della religione, andava al di là della confessione religiosa. Quindi il Sol Invictus sulle monete di Costantino è il semplice, è la semplice presenza della mitologia che continua, che non è anticristiana, perché il cristianesimo accetta. Se andiamo nella Reggia di Caserta, in tutti i monumenti del Rinascimento troviamo mitologia dappertutto, mitologia greca. Lo stesso Dante, in pieno Medioevo, nella Divina Commedia, invoca le muse, Apollo. È un fatto, diciamo, artistico, è un fatto culturale. La mitologia sarà sempre presente nella cultura occidentale. Quindi Paul Vane definisce Costantino, lui che odia il cattolicesimo, fa lo storico però, definisce Costantino sincero cattolico e tollerante. Costantino, poi la prossima volta parleremo di Teodosio, l'editto di Tessalonica del 26 febbraio 380. Il cattolicesimo ha convertito i pagani senza fare vittime, perché appunto il cattolicesimo viene da Dio. Alla prossima, se Dio vuole.